Bentrovati amici della Non Solo Libri, eccoci qui con un nuovo video dedicato alla perfetta biblioteca del fumetto. E oggi, più che parlarvi di fumetti, graphic novel, volumi, storie, parleremo di un autore che ha cambiato significativamente modo di concepire il fumetto, dove ha messo le mani qualcosa è cambiato. Autore, scrittore, sceneggiatore, cantautore, occultista, insomma, una delle persone più eccentriche di questo nostro straordinario e fantastico mondo. Ma prima di tutto iniziamo con la nostra sigla! Ed eccoci qui quindi con uno degli artisti più a 360 gradi che il nostro mondo conosca. Di chi stiamo naturalmente parlando? Di Alan Moore. Non credo che nessuno di voi non conosca questo grande autore. Ci saranno state, ci sono state miliardi di recensioni, interviste, di approfondimenti, di video su YouTube, insomma, chi più ne ha più ne metta di cose che riguardino lui e le sue opere o i suoi modi eccentrici di fare fumetto e non solo, di vivere anche un po' la sua vita. Sono affari suoi, ma insomma, è comunque stato e lo è tuttora sempre sulla bocca di tutti, per qualsivoglia cosa, soprattutto perché è uno dei migliori e più grandi fumettisti al mondo in assoluto, riconosciuti, premi qualsiasi, Eisner, Hugo, insomma, veramente, ha fatto tutto e ha scritto tutto e ha preso tutto. Ma è ancora qui con noi e ha ancora tante cose da dire. Anno 1953. 65-66 anni, ok? E questi capelli lunghi, questi anelli sulle dita, questo bastone da passeggio, che insomma sono i suoi marchi di fabbrica. Ma che cosa ci ha dato più di tutti Alan Moore? Degli straordinari fumetti o delle visioni alternative dei personaggi più amati del fumetto americano soprattutto, anche se lui è un inglesaccio di prima categoria e con l'Inghilterra ha un rapporto di amore e odio, lo si è sempre vinto dalle sue opere, da V per Vendetta, ma sotto certi aspetti lo si sente anche in alcune logiche di Watchmen e di tantissime altre opere. Insomma, ha veramente scritto qualsiasi cosa. Perché quindi prendere in esame un autore piuttosto che una delle sue opere, ad esempio? Cosa che comunque faremo. Perché veramente, credetemi, di Alan Moore non credo che ci siano cose da lui scritte che io non consiglierei, o sono veramente, veramente, veramente poche. E in realtà non le consiglierei magari solo a un determinato gruppo di persone o a un altro e così via, perché in qualche modo lui è riuscito a incarnare degnamente qualsivoglia genere e a farlo maturare. Non a caso si dice che da quando è stato scritto Watchmen, il fumetto supereroistico americano è cambiato, ed è vero, perché fino a prima di Watchmen le storie a fumetti dei nostri supereroi preferiti non erano così profonde e non andavano a valutare appieno quello che poteva essere realmente il contesto dell'eroe nei confronti della vita reale, cioè come in qualche modo affrontava questa persona la problematica, le problematiche che gli si ponevano davanti. Sì, c'erano stati autori che avevano cercato di approfondire questo tipo di tematica, ma in qualche modo hanno sempre preferito farci vivere il mondo di questi nostri amati supereroi in maniera super, quindi
rappresentandoceli nel mentre svolgevano la loro attività di supereroi o supercriminali o antieroi e via dicendo. Ma anche la logica dell'antieroe, del mercenario o contemporaneamente del vendicatore cambia dalla nascita di Watchmen. E infatti questo è forse uno dei titoli che personalmente prediligo, ma anche che credo non debba mai mancare nella libreria perfetta della nostra, di casa nostra, della nostra biblioteca meravigliosa del fumetto, che ci deve accompagnare nel corso dei nostri anni e avere sempre presente questi volumi che io cerco in qualche modo di consigliarvi. Watchmen, quindi, è sicuramente uno di questi, da avere obbligatoriamente, a prescindere da, perché in Watchmen sono nascoste tante cose che fanno del fumetto quello che è oggi. È anche stato, secondo me, a livello di trasposizione cinematografica, uno dei migliori film riusciti in un momento particolare della storia cinematografica, dove il film a fumetti non era ancora questa grande scoperta come con la Marvel e la Disney oggi, che ci hanno fatto vivere 10 anni meravigliosi, ma in ogni caso hanno dovuto modificare l'aspetto di alcuni concetti all'interno naturalmente del film rispetto a quello dei fumetti. In Watchmen questa cosa è cambiata solo per il metodo che hanno utilizzato per creare la paura, l'attentato. Il resto è assolutamente, esageratamente ben architettato. Perché Snyder, forse prima di magari non essere più tanto lucido, ecco, mettiamola così, in Watchmen era riuscito a creare quello che secondo me è uno dei capolavori cinematografici comics più belli in assoluto, da vedere, ma naturalmente anche da leggere. Il comico, Rorschach, il gufo, Dottor Manhattan, Silk Spectre, cavoli, li conosciamo come se fossero nostri amici. Ed è vero, perché questo autore riesce a farti amare o odiare un personaggio fino dentro le viscere e ci mantiene comunque col fiato sospeso nonostante noi questo fumetto magari lo abbiamo già letto 500 volte. Watchmen è meraviglioso, come è meraviglioso V for Vendetta. La maschera di Guy Fawler è stata utilizzata dalla da questo gruppo di hacker anarchici che è appunto Anonymous, ma ricordiamoci che in V per Vendetta, in V for Vendetta ci sono tante visioni dell'anarchia, perché V non è un anarchico, lui si sta vendicando di quello che è stato fatto a lui personalmente nei confronti di questa Inghilterra che ha ceduto un po' a quell'idea forse del nazionalsocialismo o a quella volontà di chiudersi, di farsi controllare per sentirsi più sicuri, ma poi alla fine la sicurezza non c'è, chi ci sta guardando? È uno dei temi ricorrenti nelle opere di Alan Moore. Forse lui si è sentito in questa Inghilterra molto, in questa Gran Bretagna molto chiuso, molto sotto controllo. E questa cosa la si nota soprattutto in V per Vendetta. L'atteggiamento di V non è quello di un anarchico, non è quello di un rivoluzionario, è quello di un terrorista. Ed è qui lui crea o che fa crescere un'altra persona, la protagonista femminile, per farla diventare in realtà quella persona che lui non può essere, colei che in qualche modo libererà l'Inghilterra, il modo di pensare e di vedere delle persone che si sono in qualche modo addormentate, sopite in questa strumentalizzazione del controllo. Ma poi che cosa abbiamo? Abbiamo League of Extraordinary Gentlemen, la Lega degli Straordinari Gentlemen. Quale autore può prendere i protagonisti dei romanzi più belli dell'8 e del 900, inserirli all'interno di un unico contesto e creare un gruppo di supereroi ante litteram, qualcosa di che non si era mai, tra virgolette, visto? Abbiamo l'Uomo Invisibile, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il Capitano Nemo, Quaterman, abbiamo tantissime avventure che si fondono in una unica, per la protezione degli esseri umani, persone strane, particolari, non propriamente
politicamente corrette, che però assieme creano un gruppo meraviglioso e con una storia intrecciata ai massimi livelli, come solo Alan Moore sa fare. Ma come non possiamo dimenticare Killing Joke, forse la storia di Batman più bella, o del Joker in questo caso, più bella in assoluto, quella che in qualche modo vi farà arrabbiare, vi farà tremare e vi farà poi ridere di una risata naturalmente non sana, la risata del Joker, ma che verrà anche a voi una volta che l'avrete letto, se non lo avete mai fatto. Ma From Hell, la vera storia di Jack lo Squartatore, con una visione alternativa di quello che appunto è questo mito, sempre naturalmente londinese o in qualche modo inglese. È un autore che ha veramente, veramente fatto qualsivoglia cosa. Prometea, lo Swamp Thing di Alan Moore, ancora oggi credo che sia la piccola parte, la parte narrata di Swamp Thing forse più bella in assoluto, naturalmente. Non me ne vogliano i fan di altri autori che si sono cimentati con questa strana e incredibile creatura della DC Comics, della linea Vertigo. Insomma, ci sono tante tante cose. Ad esempio Cosmo Editore non tanto tempo fa ha fatto un cofanetto, questo che vedete qui, che è Alan Moore The Rebellion Years, dove noi troviamo all'interno la ballata di Alan Jones, il Future Shock, che è il Complete Future Shock di Alan Moore, tante mini storie insomma, D.R.N. Quinch e The Complete Skits, quindi delle storie alternative, delle storie veramente ribelli, come giustamente dice il volume, che nonostante ogni tanto le edizioni tipografiche della editoriale Cosmo in questi volumi non siano eccezionali e molte volte arrivano anche a noi, credetemi, rovinate, ma anche a riprenderle sono comunque rovinate per tanti motivi, insomma, anche questi sarebbero effettivamente da avere all'interno della nostra collezione privata di volumi di autori meravigliosi. Un'altra cosa che trovate fortunatamente disponibile, perché tante di quelle cose che abbiamo detto, come ad esempio purtroppo Watchmen e ad esempio The Killing Joke, non è al momento disponibile, non si può ordinare. Io parlo naturalmente dei canali ufficiali, non dell'usato, magari qualche nostro collega ha qualcosa ancora in casa, magari trovate in qualche negozio online qualcosa, ma insomma sono quelle opere talmente incredibili che vengono ristampate regolarmente, quindi non preoccupatevi, aspettate sempre le ultime edizioni di queste opere, tanto sono sempre una più bella dell'altra, ogni qualvolta qualche editore si in qualche modo prende... si avvicina, prende i diritti appunto per poter ristampare questi meravigliosi capolavori, fa sempre un'edizione deluxe incredibile e meravigliosa, quindi aspettate. Non vale questo discorso per la nuova edizione di From Hell edita da Magic Press, non che non sia bella, anzi, ma proprio per mantenere magari dei costi e far apprezzare di più nel lungo tempo i lettori che andranno ad acquistare questa meravigliosa storia, è stata fatta a fascicoli, ad esempio questo è il numero 3, viene 15 euro, ci sono le patelline per poter appunto fermarsi dove si è arrivati a leggere, vi faccio vedere un attimino in questo caso il grandissimo Eddie Campbell, scusatemi, come ha disegnato in maniera così sembrano quasi quei fotoromanzi degli anni 50-60, ma è proprio quello che in qualche modo l'autore Alan Moore e il disegnatore Eddie Campbell hanno voluto ricreare, no? Arrivare, farvi tornare indietro nel tempo anche e naturalmente soprattutto con la parte grafica. Ultima cosa che vi voglio segnalare del nostro grandissimo Alan Moore, non uscito da tantissimo, edito e pubblicato da Rizzoli Lizzara, ancora disponibile, è Gerusalem. Non è un fumetto. Come dicevamo prima, Alan Moore fa qualsiasi cosa. È anche un ottimo cantautore. Vi consiglio di ascoltare qualcosa, è un po' particolare anche lì, quindi non credo piacerà a tanti. Però è un mago, tra l'altro, ripeto, un occultista, quindi anche ci sono dei trattati di magia di Alan Moore e di sua moglie, che anche lei in qualche modo bazzica in questi particolari mondi, diciamo così, non ufficiali, ecco, come la magia, l'occultismo e quant'altro. In questo libro, in questo gigantesco tomo,
che vi consiglio perché è tradotto anche tra l'altro molto 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 bene. Siamo a Northampton, che comunque sia, è, credo, la casa di Alan Moore, dove c'è una sorta di, si crea una sorta di spaccato tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Riesce a ricreare, credetemi, se siete amanti della letteratura classica, il modo, la visione in qualche modo che aveva William Blake, piuttosto che ricorda Joyce, ricorda Charles Dickens nella sua visione oscura delle belle periferie nere, in qualche modo, che ci raccontava nei suoi grandiosi romanzi. È riuscito, Alan Moore riesce sempre a far ricordare qualcuno prima di sé di grandissimo, ma a, approfitta in qualche modo di questo modo meraviglioso che ha in qualche modo di ricordare appunto questi autori per poi metterci il suo marchio e creare un genere, non dico completamente nuovo e diverso e avveniristico, ma quasi ci siamo. Insomma, ragazzi, Alan Moore, punto. In libreria voi dovete avere un volume, uno di Alan Moore, per forza. Cercate di recuperarlo o oppure rimanete in attesa, passate in fumetteria, chiedete sempre se c'è qualcosa di disponibile. Provate ad avvicinarvi anche a un modo diverso di leggere, se siete dei mangofili, se leggete solo ed esclusivamente shonen, eccetera, eccetera, il fumetto è a 360 gradi. Ci sarà sicuramente qualcosa oltre il semplice manga o il semplice fumetto americano o il semplice Bonelli che sicuramente vi farà rizzare i peli delle braccia, vi farà emozionare e vi porterà in un mondo ancora migliore, ancora più intenso e una maggiore capacità di relazionarsi a questo meraviglioso mondo che è il fumetto. Per il momento è tutto, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, cercateci su tutti i social e soprattutto rimanete a ascoltare la nostra sigla finale. Ciao!